Siamo live. Ciao a tutti. E buonasera. Mi sono scordato di dire eccoci qua. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. Ciao Marco, Sandro, poi arriveranno degli altri. Una cosa ciao Michele, ciao Costantino, ciao Sandro. Ciao, ciao a ciao tutti. Allora, ciao. Cosa facciamo? Secondo me che la roba è estemporanea, non abbiamo un menabò, no, non abbiamo un copione, non abbiamo niente. Potremmo delegare a Sandro di raccontare i fatti, che sono sicuro che è informato, però dopo bisogna interrompere se no Sandro ci racconta la storia degli Stati Uniti d'America negli ultimi 30 anni. Allora, bisogna cominciare dal sistema. Sono interessato alle ultime 30 ore. Ok, quindi non posso iniziare dalla storia del sistema elettorale, l'elezione dell'Ottocento. No. L'ultimo paper che hai scritto su Coalition, no, mi dispiace, quello la settimana prossima. Ok, i fatti in realtà sono molto semplici e molto sconcertanti, nel senso che... Eccoci qua. Ciao ragazzi. L'elezione Massimo da Milano e Gianluca da New York. Gianluca, sei a New York o sei in terra tua? A New York. In terra mia, forte. terra tua, Romagna. E abbiamo anche Emanuele. No, niente, vuol fare un regista. Non vuole stare con noi. No. Ciao Emanuele. Ciao Emanuele. Ebbene, allora passo la mano a Manuel. Diciamo, Sandro, dai, vediamo un po' un attimo i fatti. Chi è che è sparito già? Infatti, stiamo semplicemente a quello che è successo in questi 2-3 giorni. I fatti sono che né Trump né la maggioranza, la stragrande maggioranza, bisogna dire, dell'establishment del Partito Repubblicano ha messo in modo chiaro di aver perso le elezioni, mentre nel caso di Trump c'era una componente che non so definirei psichiatrica più che altro. Da parte dell'estate americano c'è stato un gioco di posizionamento, un gioco di attesa. Evidentemente molti avevano, non essendo idioti, avevano capito che le elezioni hanno capito che le elezioni erano perse, ma avevano il problema di come posizionarsi rispetto al presidente, che è molto popolare nella base repubblicana. Quello che è successo ieri è stato, se devo dire la verità, i dettagli di quello che è successo sono ancora difficili da capire, nel senso che non saprei dire fino a che punto c'è stato un fallimento delle forze dell'ordine nell'evitare la presa di Capitol Hill. Le istituzioni pubbliche americane sono tradizionalmente molto più aperte di quelle italiane per policy, perché ritengono che sia giusto che la gente abbia accesso. E hanno successe cose abbastanza sconcertanti non molto tempo fa, non so quanti ricordano, ma a un certo punto c'era stata un'invasione armata del Parlamento del Michigan, se non ricordo male. C'è stato l'affare del tentativo di rapimento della governatrice, sempre del Michigan, se non ricordo male. Ed è anche chiaro, nel senso che era stato ripetuto sia da Trump attraverso Twitter, sia nei vari canali trumpisti, che ci sarebbe stata una protesta massiccia contro questo che di solito è un avvenimento più che altro cerimoniale. E questo è quello che è successo. Visto il fatto che poi alla fine, a parte, c'è stata una morte, che io so. Quattro, dico la verità, quattro. Sì, non ho capito bene se le quattro sono avvenute tutte all'interno di Capitol Hill. Sembra di sì, ma anch'io non avevo capito, poi mio figlio mi ha fatto vedere tre infarti praticamente.
Infatti, no, okay. È uno che è stata, è uno che è stata effettivamente. Questa è stata sparata una ex, una da quello che ho capito, una scatenata. Attivista di Conon, sì, che è già stata beatificata dai social italiani, se per quello. Ovviamente, sì. Poi tutti barbari americani, lì immagino. Insospettabile scritto. Cominciando da Sgarbi stamattina, giusto così. Vabbè, vai, sì. Sandro, scusa. Sandro, quello che forse è un po' più difficile da capire è quali di questi passaggi appunto siano, diciamo, istituzionali, quali siano invece più legati alla consuetudine e quali siano invece del tutto appunto informali. Ad esempio il discorso in cui si concede la vittoria all'avversario, no? È quasi obbligatorio, è praticamente è consuetudinario, ma non credo sia previsto da nessuna norma, no? Giusto? E però di fatto su questo riconoscimento si basano tutta una serie di conseguenze, no? Sì, come in tante altre cose, voglio dire, la democrazia americana, come tutte le altre democrazie, si basa su una serie di consuetudini che quando vengono spezzate rendono molto difficile tutto. Tanto per dire, essendo una democrazia presidenziale ed essendo il presidente eletto con un voto separato e differente da quello del Senato e del Congresso, e anche se il presidente in quanto tale non ha bisogno di nessun voto di approvazione da parte di Senato e della Camera dei Deputati, però i membri del gabinetto, i membri del governo hanno bisogno, per esempio, dell'approvazione del Senato. Quindi il momento in cui tra i due partiti prevale un clima molto teso e un partito decide di adottare un'attitudine molto ostruzionista, questo non succede praticamente mai. Voglio dire, credo che per quasi tutti gli anni '80 il Senato ebbe una maggioranza democratica, però non impedì a Reagan di governare. E lo stesso accadde per buona parte della tenure di Obama, anche se anche lì ci furono un po' più di problemi. Quindi ci sono tutta questa serie di norme, tipo che se una nomina a una posizione di ministro non lo sapevo, che se gli facevo raccontare i fatti lui ci faceva la storia della Costituzione americana, eccetera. Niente, okay. Via. No, c'è ragione. Fammi dire solo una cosa. Da quando sono nato, anzi da poco prima che io nascessi, ci sono state tre elezioni particolarmente tese, diciamo così, per dirla come Elio. L'elezione del 60, in cui Kennedy vinse veramente di misura ridottissima contro Nixon. L'elezione del 2000, che immagino tutti ci ricordiamo perché iniziamo ad avere una certa età, con la sconfitta di Gore dopo tutta la vicenda del voto della Florida, e questa elezione qua. Questa elezione qua in realtà è particolare e ha rotto con tutte le tradizioni precedenti per il fatto che non era particolarmente vicina. Cioè la maggioranza del voto popolare era chiaramente per i democratici, e anche la maggioranza dell'Electoral College era chiaramente per i democratici. Quindi, se vuoi, il punto di rottura rispetto alla tradizione di Trump è stato quello di mettersi a dire, senza nessuna prova di cui noi almeno possiamo essere coscienti, che in qualche modo questo risultato era illegittimo. Questo, per esempio, Nixon non lo fece, anche se si parlò all'epoca di possibili brogli. Sembra che ci fosse anche qualche evidenza, almeno da qualche parte. Ci furono ovviamente un sacco di discussioni per il voto della Florida nel 2000,
Tra l'altro in quella elezione Al Gore si trovò a fare il lavoro che ha dovuto fare in questa occasione Pence, essendo al tempo stesso il candidato sconfitto, e siccome i democratici fecero quello che hanno fatto i repubblicani in questo caso, ossia molti di loro iniziarono a obiettare i risultati, fu proprio Al Gore. Ricordo benissimo questo video di Al Gore che esasperato a un certo punto dice: ehi, aveva detto, voglio dire una cosa, parlando di Al Gore, è successo vent'anni fa, non ce ne fotte una spiega. Adesso compagno, io ti voglio tanto bene, ma cerchiamo di parlare di cosa è successo ieri. Allora, una delle cose che la gente non ha capito, lo dico agli americani, faccio l'intervista. Allora, perché sono a spiegare perché? Allora, quanti erano secondo voi, occhio dai video, da quello che avete letto sui giornali, quanti erano che si sono diretti in Campidoglio a manifestare? Qualche migliaio. Qualche migliaio, 2-3, cioè, non 10.000. Tra mille e 5.000. Sì, 3-4.000 sembra. Sì. Esatto. Quanti sono poi realmente entrati in Capitol? Nell'ordine delle centinaia, meno di un centinaio. È molto piccolo il palazzo è piccolo, il palazzo è grande, c'è stato tante volte, è infinitamente grande, cioè, tutta la parte sotterranea è un casino infinito, infatti, no? Prima le due ali, quello con fatto il Quirinale, per esempio, secondo me è piccolo rispetto al Quirinale. Vabbè, comunque sono più di centinaio, di qualche centinaio, qualche centinaio. Ha scatenato in Italia le teorie dei complotti, del golpe, si sono messi tutti, era che c'era poca polizia, perché in Italia tutti sono convinti che il Campidoglio, il Congress, è super presidiato, ci sono i cavalli di Frisia, i carri armati, i Marines, gli aerei che volano sopra, e invece non è vero. Qualcuno che vive lì lo racconta, che i poveri disgraziati di US Capitol Police hanno anche cercato di spiegarlo. Poi vediamo un attimo sta roba di quelli che sono fatti in senso. Cioè, cerchiamo vi sto invitando di chiarire i fatti, perché in Italia gira ovviamente subito, a seconda del colore politico, tutte le teorie più divertenti. Ne alcune le vedete, state notati i commenti, le vedete nei commenti, cioè alcuni commenti super da. Quello che non è chiaro a me è, allora, l'assetto istituzionale americano chiaramente è molto diverso, soprattutto per chi dirige le forze di polizia, di come sono organizzate le forze di polizia, no? Quindi quello di Washington DC non lo conosco benissimo, perché è un po' anomalo rispetto agli altri paesi, però da quello che capisco io c'è a Washington DC c'è la Metropolitan Police, che sarebbe la polizia della città di Washington, poi c'è la Capitol Police, che è un corpo federale che è dedicato alla difesa di quelle strutture, e poi in caso dovesse esserci bisogno c'è la National Guard, la Guardia Nazionale di Washington, che è piccola, tipo ha 1.000 soldati, però vicino c'è il Maryland, la Virginia, che in principio possono mandare, se viene richiesto dalle autorità federali, possono mandare le loro forze armate. Quindi a seconda del grado di pericolo, le forze, diciamo, civili possono decidere quale tipo di difesa approntare, se sia quello minimo, che chiaramente era quello che c'era ieri, oppure più alto. Chiaramente tutti i media hanno fatto vedere la differenza tra lo spiegamento di forze di ieri e quello che c'è stato durante le manifestazioni in estate della BLM, dei Black Lives Matter. E chiaramente quello salta agli occhi, perché chiaramente in quella circostanza chi aveva il potere in mano di decidere ha chiesto di chiamare forze ben più preponderanti rispetto a quelle che c'erano ieri. Quello che mi fa specie è queste forze che si sono radunate a Washington ieri si organizzano tutte sui media, sui social media, ma non è che utilizzano protocolli particolarmente sofisticati. Questi qui, cioè, usano i social media che usiamo noi. E quindi qualsiasi, anche la forza di polizia di New York, qui hanno tutto un servizio che si dedica a passare il tempo su questi social media, li conoscono tutti uno per uno, li seguono. Hanno degli script che mandano su Twitter per vedere cosa succede, dove si vanno, dove si spostano. Quindi, secondo me, avrebbero dovuto sapere esattamente, quasi per nome e per cognome, chi doveva recarsi a Washington ieri, che tipo di persone ci devono essere. E quindi mi lascia un po' perplesso il fatto che si siano fatti in qualche modo sorprendere. Questo a me non me lo so spiegare, sinceramente, come si siano fatti sorprendere da questa cosa.
Ok, quindi Gianluca è perplesso. Sentiamo Sandro, Marco, io faccio l'intervistatore. Poi Costa, Massimo, se avete notizie e valutazioni della cosa. Guarda, sono perplesso anch'io, però tieni conto, sono perplesso non solo dal fatto che c'è stata questa mancanza di sicurezza, ma anche dal fatto che questa cosa, che era sicuramente organizzata ed orchestrata, onestamente per cosa? Nel senso che non c'è stato in nessun momento, credo, almeno a me non è successo, nessuno ha pensato che questi potessero effettivamente occupare il Parlamento, fare un colpo di Stato e instaurare un nuovo regime. Cioè, questo, cioè, questo non poteva essere un golpe, c'era cioè una roba da banana, Republic, no, banana di... Non poteva essere un golpe, non... E quindi perché fare una cosa del genere? Forse perché era l'ultimo momento utile per sporcare il percorso istituzionale, probabilmente, perché da qui in poi ci sono questi 15 giorni, sì, diciamo che dovrebbero essere abbastanza lisci nella consuetudine, e questo era l'ultimo passaggio significativo. Se si voleva lasciare una traccia per sporcare il percorso, questo era l'ultimo momento. In effetti quel poco che doveva fare l'ha fatto, insomma. Allora, io ti spiego che... Abbiamo qua una che non so se esiste, sta Margherita Baldari, qualcuno contro... Potete leggere il testo? The Federation was bad opinion. It wasn't in to achieve a goal. It was worth to be accounted for. Margherita, I suppose you understand Italian as well, and so you thought storming Capitol Hill was the American way of making a point. It was the First Amendment. So First Amendment is break windows, climb walls, run after Pelosi, grab her PC and shit like that. Oh, kiss my ass, Margherita. Mm-hmm. Not even clean tonight. No, il punto, allora, dal punto di vista di quello che adesso succederà, sarà nel Partito Repubblicano. Non so se... Chiedo scusa a Margherita. Allora, kiss my ass è a quello che l'ha scritto, e non a Margherita, ha detto che esiste, non sta riportando un'opinione sua. Okay. E potevi dirlo subito che non riportavi un'opinione tua. Ok. Non so chi di voi ha letto oggi il fondo di Karl Rove sul Wall Street Journal. Poi c'è stata ci sono state le dimissioni di Elaine Chao da ministra dei trasporti. Elaine Chao non è solo un ministro importante, è anche la moglie di Mitch McConnell, che è il leader repubblicano del Senato. C'erano già vari repubblicani più o meno decenti che avevano denunciato Trump da tempo, come Mitt Romney. È scoppiata la guerra civile dentro il Partito Repubblicano. Non è scontato chi la vincerà, non è scontato quali saranno le conseguenze della vittoria di un lato piuttosto che dell'altro, però è l'unica conseguenza, l'unica conseguenza pratica che posso immaginare da parte di chi che forse voleva chi ha organizzato questa protesta, cioè far detonare completamente il dissenso che c'è stato in tutti questi 4 anni tra l'ala eversiva e l'ala istituzionale del Partito Repubblicano, favorire lo showdown, sperando, suppongo, che il Partito Repubblicano si trasformi in modo permanente in un partito eversivo della democrazia americana. Questo è, io sono d'accordo, mi sembra un tema, stai già facendo un passo avanti, tendo a pensarla anch'io così, che c'è una componente che vuole quella roba là. Però di nuovo sui fatti, c'è qualche altro fatto che vogliamo provare a chiarire? Faccio un'osservazione su quello che diceva prima Gianluca. Tutti abbiamo avuto questa impressione che, diciamo, risposta leggera, cioè, lo sapevano, hanno tollerato.
Però una cosa che io ho pensato, insomma, magari se quanto è fondato o meno, però ammesso di sapere che ci sono 3.000, 4.000 persone che vanno lì, a me ovvio che queste non otterranno nulla, però c'è una differenza fra fermarle facendo 4 morti, 5 morti, e sembra che non hai fatto niente, e fermarle facendo 50 morti. Quindi non è possibile che semplicemente la nostra percezione di una reazione, diciamo, non adeguata sia semplicemente la volontà di evitare che questi qui, diciamo, ottenessero quantomeno l'idea di avere una reazione in eccesso, perché obiettivamente se ci fosse stato un numero maggiore di morti, si finiva con l'eccesso di reazione. Sì, quelli hanno fatto casino, però ne avete ammazzati 20, quindi magari è semplicemente dovuta alla volontà di limitare i danni, non lo so, osservazione. Questa è una delle interpretazioni avanzate, altri fatti, Costa, non hai detto nulla. Allora, sì, allora, anch'io non credo che fosse un golpe, nel senso che non fosse organizzato. Io oggi, a parte vedere un po' di profili social dei personaggi che erano riconoscibili, che sono stati riconosciuti subito da alcuni organi di stampa italiani e americani ieri. Stamattina ho fatto una cosa, mi sono iscritto su Parler, che è il social che viene utilizzato di più da questi. C'è Gianluca che sorride, lo conosce, perché è tutto libero, tutto free, si può scrivere la qualunque porcheria senza che venga censurata. E ho cercato un pochino di questi, questa pseudo-organizzazione, senza trovare niente, se non quello che si fa normalmente su tutti i social. Sì, parole molto forti, parole molto violente nei confronti di Biden, nei confronti del potere, c'è tantissimo qua non su Parler, ma non ho visto una cosa organizzata. E devo dire la verità, non mi sorprenderebbe se non fosse particolarmente organizzata. Nel senso, questi li abbiamo visti anche in altre manifestazioni più o meno violente, comunque tutte quante molto folcloristiche. A me sembrano così, cioè a me sembrano esattamente come li si vede, con il con le corna di bue o di che cacchio è quella pagliacciata, con qualcuno che ha note ed evidenti simpatie nazifasciste. Ce n'era anche uno che aveva una maglietta, quella Camp Auschwitz, in prima fila, e mi sembra più una forma di spontaneismo idiota, sebbene pericoloso, non tanto negli effetti che poi si producono con il tentativo di forzare la porta del Capitol, quanto piuttosto con l'effetto trascinamento che potrebbe avere su qualche pazzo, fondamentalmente. Tanto per dirne uno, adesso non voglio estremizzare, non voglio ricordare necessariamente o dire che certe cose possono capitare di nuovo. Però, correggetemi se sbaglio, voi che conoscete l'America meglio di me, una certa cultura di quel tipo, suprematista, alt-right e così via, c'è sempre stata più o meno presente, più o meno latente. A me non sembra che sia una grandissima novità. Trump ha dato molta voce a questi, perché Trump, in modo assolutamente senza ritegno, si è anche appellato a questi. Lui anche ieri sera li chiamava patrioti, non li chiamava delinquenti o pagliacci o idioti. Li chiamava patrioti, tornate a casa, ma siete patrioti, ricordiamoci questo giorno, ha scritto nel tweet, nell'ultimo tweet prima di essere bannato da Twitter. Trump ha dato voce a questi qua, e questi qui, più o meno spontaneamente, più o meno in modo organizzato, sebbene approssimativo, si sono presentati lì a fare una messa in scena, che poi si è diventata tragica per la morte di 4 persone, però fondamentalmente una messa in scena. Quello che temo è che qualcuno, magari in qualche sperduta landa del Midwest, possa fare quello che è successo, non sia mai accada, quello che è successo nel 95 ad Oklahoma. Cioè il pericolo che vedo è che questi esaltati a un certo punto, tra l'altro la signora morta è una che ha fatto, mi pare sia stata in Afghanistan, corretto? Sì, so che da capitano, non so se tratta. Esatto, così come Timothy McVie, mi pare si chiamasse lì, McVie, esatto, era un veterano. Allora c'è questa sottocultura tendente alla violenza, che magari in qualcuno un po' più esaltato può anche manifestarsi in modo meno folcloristico e più tragico. Questo è il mio timore.
Sì, come, come anche nel tentativo fallito di rapimento della, della governatrice, non mi ricordo più se era il Wisconsin, comunque sì, questa cultura c'è ed è terribile. È molto probabile che chi è stato radicalizzato da questa esperienza si metterà. Vi voglio portare dopo lì. Abbiamo un record per quanto riguarda le nostre live, almeno ovviamente rispetto a Mentana. Noi siamo bruscolini oltre che assolutamente incompetenti. Avete visto? Bellissimo che arriva. Ma noi non scambiamo i film per dei servizi. Beh, se forse capita a me, può succedere con la mia nota cultura, scultura, la mia notissima scultura cinematografica. Se mi fanno vedere quella scena, sono capace di avere un momento di ma anyhow. Però abbiamo 1700 persone che ci seguono, quindi vi voglio taglienti. Ancora sui fatti, che altro manca sulla roba del plot, ragazzi? Cosa, che altro manca? Cruz e questi qua, i sei che hanno votato, secondo voi, dopo facciamo l'analisi di che cazzo cercano questi qua, alcune delle cose che sono venute fuori, io la vedo anch'io come mi sembra emergere il consenso. Su quello che è successo ho un po' la visione simile a Costa e anche agli altri, ma altre cose che facciano sospettare, come dire, che sotto sotto qualcuno abbia cercato il colpo gobbo e non solo rovinare la festa a Biden e non solo dare spazio, no, a un sociopatico. Qualcuno fra i commenti ha detto leggete il libro della microse sorella, figlia, cugina, chi cazzo è, zia. Sì, cioè che Trump sia uno da ospedale psichiatrico, cioè che sia fondamentalmente colpa del basaglia d'America se gira per le strade. Siamo tutti d'accordo da parecchio tempo, questo non è il punto. Il punto è se qualcuno seriamente, a voi sembra che ci sia evidenza che nel mondo repubblicano e anche negli apparati di sicurezza federali che proteggono Congress abbia voluto fare uno strano gioco, perché nessuno ci crede, cioè il Pentagono ha dimostrato in questi anni di essere una roba veramente molto seria sulle questioni costituzionali, tant'è che l'amministrazione Trump stessa è riuscita a non controllarlo, ha dovuto continuamente cambiare le nomine perché non facevano mai quello che Trump voleva. Quindi ovviamente pensare in un paese come gli Stati Uniti, con l'esercito che c'è, che tu fai il colpo di Stato con 400 deficienti, con le corna in testa, per quanto armati siano, può solo venire in mente a Fabrizio Barca. A Roventino, Fabrizio più intelligente, a Roventino. Ma a parte quello, quindi cos'è che volevo? Cioè, alcuni elementi di assurdità ci sono, no? Marco, Gianluca, Sandro, Massimo. Michele, noi facciamo sempre l'ipotesi che gli agenti siano razionali, però poi nelle regressioni ci mettiamo l'epsilon alla fine dicendo. Lo so, però quindi secondo te è stato proprio un attacco di rabbia. Facciamogliela vedere. No, te l'ho detto, se qualcuno ha pianificato la cosa, l'unica interpretazione sensata che io ci trovo è qualcuno che voleva far detonare le cose dentro il Partito Repubblicano. Cioè, nel Partito Repubblicano c'è questo consenso di massa verso le posizioni trumpiane, per usare un termine. C'è sempre stato, non a livello della base, che principalmente trumpiana, ma sicuramente a livello degli operatives, dei parlamentari, eccetera, una differente componente che ha sempre cercato di mantenere un profilo maggiormente istituzionale. E un evento del genere è un evento che costringe a prendere posizione, cosa che i repubblicani istituzionali hanno evitato accuratamente, anche se mi si consente un giudizio, in modo veramente codardo di fare negli ultimi 4 anni. Di fronte a una cosa del genere... Avevo messo un commento di Franco Bocchini, vecchio amico di quasi tutti quelli che sono qua, credo che tutti conoscano Franco, che è vero, era una delle ragioni per cui a me sembrava ovvio che i rischi di colpe non c'è, perché il Pentagono ha detto don't get us into this. Okay? Però è anche vero che suggerisce evidentemente qualche deficienza. Poi c'era un commento di qualcuno, io non conosco bene sto qua, non so come cazzo pronunciarlo, dov'è che c'era? Uno aveva messo, forse conoscete voi meglio di me,
Ecco qua, Massimo Rolli dice: la teoria di Quanon è il motivo per cui chi ha fatto la follia di entrare nel congresso credeva di aver successo. Cioè, voi capite? Ma insomma, il punto è che le teorie che questi qua avanzano sono talmente smalvolate che è anche possibile che quelli che sono andati lì pensassero di fare la rivoluzione. Infatti qualcuno l'ha pure detto, no? C'è questa intervista di questa tizia del Tennessee che diceva che si lamentava perché lei andava lì a fare la rivoluzione e l'hanno respinta, l'hanno picchiata. Cosa è successo? No, invece una domanda che secondo me qui voi conoscete meglio la cultura americana e quindi potete dire se sta lettura regge o no, ma è possibile che invece l'idea di usare questi per buttare fuori definitivamente Trump, cioè l'idea che se lui uscendo sostanzialmente usciva facendo finta di non accettare, cioè galvanizzando i suoi, restava uno con un certo consenso e restava in pista. Invece se tu lo spingi all'eccesso, se nella cultura americana dire che questo che è andato oltre significa che tu sostanzialmente lo hai spinto a bruciarsi da solo, quindi in realtà è come se avessi usato questi fanatici contro di lui per farlo fuori definitivamente, perché c'è una grossa differenza fra aver fatto il casino che è successo e fermarsi un minuto prima, per cui tu resti nel folklore e tra un anno sei ancora lì che magari te la giochi. Dopo una cosa del genere, però qui conoscete voi meglio la cultura americana, forse dopo una cosa del genere... Le cose stanno così, questi sono... Aspetta Sandro, ho visto prima, ti ho ricordato prima. C'era Gianluca che ha fatto... Ma, allora, due cose. Uno, tornando su quello che diceva Sandro in precedenza, a me, ancora una volta, mi ripeto, ma mi fa specie più pensare a quelli che non hanno impedito gli effetti deteriori di questa manifestazione piuttosto di quelli che li hanno organizzati. Cioè, chi li ha chiamati questi esagitati a Washington era stato Trump. Appuntamento il 6 gennaio, facciamo un bel comizio di fronte al Capitol, esattamente quando dentro decideranno se accettare i voti degli stati o meno. Quindi chi l'abbia organizzato, non c'è dubbio che l'abbia organizzato, perché li ha chiamati lui. Che fossero una maniera di squinternati è abbastanza ovvio, cioè c'è questa selection, cioè chi va un mercoledì di gennaio a Washington a fare una cosa del genere è della gente che proprio non ha nient'altro da fare nella vita. A me ancora una volta mi fa specie che le autorità non abbiano messo un paio di cordoni di SWAT team con gli scudi e questa cosa qui non sarebbe andata da nessuna parte. In qualche modo, mi rifiuta, la mia mente si rifiuta ad andare in quella direzione, però quanto diceva Massimo pochi secondi fa, cioè la cosa ti viene in mente, cioè ti viene in mente se non sia stato fatto ad arte che li hanno in qualche modo lasciati fare. Mi rifiuto di accettare questo, però cioè, non so darmi un'altra spiegazione perché gli abbiano permesso. Cioè, perché tu dici che... relativamente semplice beccarli, tu dici, cioè fermarli con i mezzi a disposizione. Sapevano, cioè, una forza di polizia di un livello neanche eccelso sa benissimo chi va, quanti sono, cosa fanno, perché, cosa c'hanno in tasca, cioè è tutto sui social media. Anche di questa signora che è morta purtroppo, no? I giornali sono andati sul suo profilo e hanno ricostruito tramite il suo social media profile tutto, dove era, con chi era, quando è andata, quando pensava di tornare a casa, spiegano tutto. Ma in effetti, allora, voglio dire, prima è stata citata Oklahoma, che se non ricordo male era del 95, possibilmente. Però più che un episodio così, perché lì cioè, magari l'humus culturale da cui provengono questi in parte è sovrapponibile. Però a me sembra più una roba tipo quella del 97 degli indipendentisti dei texani, no? Cioè, nel senso che ci sia non un livello di organizzazione criminale, ma un livello, diciamo, forse più eversivo, spicciolo, misto tra populismo e... così, che però ha trovato legittimazione da quanto Trump ha fatto fin dall'inizio, e quindi non ci vedo proprio un disegno criminale nei 3.000 che ci sono qui. In effetti sospetto che qualcuno
di quelli in charge, di quei tre corpi di polizia, più che in curia ci abbia messo del dolo, in effetti inizia a stuzzicare anche me, sinceramente. Più in generale, e poi questo però per me fa parte di un secondo momento di analisi, vorrei capire se ci troviamo di fronte a un'era in cui è paragonabile, grosso modo, unendo gli Stati Uniti con altre nazioni, a quello un po' cioè paragonabile, permettetemi la metafora, quella del passaggio tra i comuni e la signoria in Italia nei bei tempi, perché la democrazia è un oggetto fragilissimo, si è basata in Italia su delle, cioè in Europa, su un certo tipo di regole, negli Stati Uniti è un po' più sulla consuetudine, però insomma io la vedo un po' in generale, se guardo intorno, poi anche io non mi aspetto che tra 50 anni ci sarà un mondo più democratico, almeno nel mondo occidentale, mi aspetto più qualcosa, cioè per assurdo mi aspetto qualcosa di più trampiano, ecco, magari non vinceranno adesso, ma non mi stupirei, ecco, se ci fosse qualcosa di meno democratico. Temo, dopo vogliamo vederci dopo. Insomma, in conclusione, perché vedo che fra i nostri ascoltatori c'è una chiara divisione fra due famiglie, guardate, non riusciremo a decidere, ognuno decide con le sue paglie. C'è una versione che dice avrebbero potuto fermarli, chiaramente c'era un piano, almeno qualcuno gliel'aveva fatto sapere, c'era troppa poca polizia, gli hanno aperto i cancelli, gli hanno lasciati entrare, e quindi qui gatta ci cova. Qualcuno ha anche detto, io su questo sì sono d'accordo, se fossero stati neri gli avrebbero sparato subito. Ah beh, sì, su probabilmente. Credo che nessuno di noi abbia dubbi su questo, ma questa è francamente un'altra questione, al di là di Trump. Tra l'altro il più pirla è un italo americano, no? Quello con le corna. Sì, ancora una volta ci distinguiamo. Gli americani hanno una tradizione di, come dire, posizioni, non so come dire, reazionario imbecilli nella politica americana, credo siano secondi a pochi o a nessuno forse. Qui siamo in tre a avere figli italoamericani, quindi ottimo. Qui siamo in tre con figli italoamericani. No, però noi siamo a noi non ci chiameranno mai italoamericani. Noi ci chiamano italiani e basta. Noi siamo italiani e basta. E invece figli no, ci sono americani e basta. Vabbè, quindi c'è questa posizione e c'è l'altra che dice... Io tendo ad andare per quella, francamente, anche se è vero che la cosa di ieri era molto annunciata, insomma, a Capitol ci sono stato tante volte. È vera questa cosa che è sempre pieno di gente che protesta, sono molto tolleranti con chi protesta, ed è l'opposto di quello che vi immaginate. Cioè Montecitorio è più presidiata di Capitol Hill, c'è un caos, la gente va, viene, 32 entrate. Insomma, è una delle cose che mi ha sempre sorpreso quanto facile sia entrarci. E che quindi si sono trovati impreparati, infatti dopo quando si sono resi conto che la situazione era seria, c'erano anche le foto, cioè i poliziotti dentro all'aula del Senato e di Congress con le pistole spianate ai finestrini punti a sparare in testa, e infatti poi forse questa signora che hanno ammazzato, potevano anche non ammazzarla, o forse le hanno detto fermati, questa si stava arrampicando sulla porta, non sappiamo che porta fosse, insomma poi la reazione c'è stata, poi è arrivata la Guardia Nazionale, poi quindi chiunque avesse organizzato, anche che la roba fosse organizzata, era organizzata una testa di cazzo, perché voglio dire, se vuoi davvero ottenere un risultato, cerchi di evitare che arrivi la Guardia Nazionale un'ora dopo e perda tutto. Però comunque non riusciremo a rispondere. Quindi io farei un passetto avanti e direi, tutta sta roba è più likely che sia qualche furbetto del Partito Repubblicano che vuole finalmente liberarsi di Trump e quindi lo lascia uscire con questa ignominia, con questo atto che per gli Stati Uniti è un vero shock, per tutti i miei amici americani ho visto che sta roba ha provocato reazioni isteriche simili a quelle che io ricordo in settembre 11, cioè l'America sta cominciando a sverginarsi, a essere sverginata, no? Sono tutte delle prime cose, non era mai stata oggetto di un attacco terrorista da fuori, è stata oggetto di un attacco terrorista da fuori tremendo nel settembre 11, non si erano mai neanche lontanamente immaginati che degli americani potessero assaltare il simbolo della democrazia ed è successo, quindi
Quindi c'è un'interpretazione che dice, è un qualche furbetto nel Partito Repubblicano ha lasciato, gli ha dato corda e lui con questa corda si è impiccato da solo. Ce n'è un'altra che invece dice no, lui vuole fare il partito avversivo di destra. Ecco, direi che questa è la prossima domanda che vi faccio. Come la vedete? Sì, non so se lui o... C'è evidentemente un ceto culturale, se vuoi, che vorrebbe trasformare il Partito Repubblicano in modo permanente, sostanzialmente quello che è stato negli ultimi 4 anni, ossia un partito populista di destra. Quanto Trump sia Trump è ovviamente il leader naturale in questo momento di questa fazione, ma quanto a Trump interessa organizzare effettivamente questa cosa? Questa è una cosa più da Steve Bannon e quella gente lì. Quanto ci sia di organizzato piuttosto che siano le tentazioni, le pulsioni di questo particolare gruppo culturale è difficile da dire. Di certo è che fosse intenzionale, che non fosse intenzionale, lo showdown ormai c'è e sarà difficile, come dicevo prima, per l'ala istituzionale del Partito Repubblicano continuare a far finta di niente, che è quello che hanno fatto negli ultimi 4 anni. Gli ultimi 4 anni hanno fatto buon viso a cattivo gioco, nessuno di serio ha sfidato Trump alle primarie. Tutti erano terrorizzati dall'idea che Trump potesse intervenire alle primarie repubblicane dicendo questo non è un repubblicano fedele, quindi sfidarli e fargli perdere il seggio. Adesso non possono più fare finta di niente e dovranno decidere che cosa fare. Poi magari alla fine il risultato della guerra civile tra i repubblicani sarà un compromesso e continuerà a essere una roba che non si capisce che cos'è. Però la verità è che qualcosa dovrà succedere a questo punto. Secondo me, cioè, sono d'accordo con Sandro, però quello, se pensiamo a... Cioè, non c'è nessun retroterra culturale, chiamiamolo così, o anche antropologico, dietro questi signori che hanno votato ieri alla Camera, nella House of Representatives, quindi 140 persone, deputati repubblicani, hanno votato contro la certificazione dei voti di Biden, no? Questi qui non io anche quello dove vivo io, cioè il mio rappresentante ha votato contro. Sì, l'ho controllato stamattina. Lo sapevo. E quindi questi non hanno alcuna motivazione tipo, secondo me, per la maggior parte culturale. Questi sono degli opportunisti, assolutamente opportunisti, che sanno bene quali sono le preferenze attuali, le pulsioni dei propri distretti, e quindi votano di conseguenza. Io guardavo, c'era sul New York Times, avevano messo all'indice questa mattina tutti quelli che hanno votato per non certificare, sia al Senato che alla Camera, no? E c'era la foto, e l'hanno fatto apposta chiaramente, e c'è questa foto del white male, no? Erano essenzialmente tutti uomini bianchi, c'era una persona di colore e tipo 3-4 donne. E chiaramente la prevalenza geografica, cioè per la maggior parte tranne le rappresentanti del distretto di Sandro, erano dagli stati in cui Trump è chiaramente molto più popolare. Cioè a me quello che fa specie è che appunto, cioè, a parte l'opportunismo di questi signori, c'è questa spaccatura, cioè riflette una spaccatura che si sta ampliando sempre di più nel paese tra diciamo l'America in qualche modo, per essere un po' così semplicisti, l'America di una volta che è white di discendenza anglo oppure tedesca e che si è asserragliata in una parte del paese, e poi il resto, principalmente nelle coste ma non solo, neanche nelle grandi città, in Texas, in Georgia, che è un'America dal punto di vista perlomeno demografico ma anche culturale molto diversa, e è una spaccatura, cioè e dentro il Partito Repubblicano la differenza secondo me è tra quelli che vivono appunto in queste lande nel Midwest, quelli che sono appunto in questi distretti
completamente bianchi, e i repubblicani che invece vivono nei suburbs e quindi combattono in elezioni che sono 50-50 in un environment che è completamente diverso. Però io non ci vedo dietro, non c'è un bagaglio culturale diverso, e certamente rispondono a constituencies che sono molto differenti. A questo, scusa, mi aggancio con un'altra tanta domanda, che voi magari conoscete meglio lo spettro politico, ma guardando anche a quello che è successo tra i democratici, quindi con Bernie Sanders, eccetera, c'è in generale una sorta di minaccia degli estremisti, per cui alla fin fine, Bloomberg non è andato avanti, cioè alla fin fine si dice che molti dei giovani americani, quelli che diciamo che siano affascinati dal socialismo, cosa che prima era abbastanza impensabile, cioè Alessandria Ocasio-Cortez, eccetera. Quindi è possibile che sia a destra che a sinistra ci sia sta sorta di, domanda di estremismo? Ma qui è diverso, Massimo, perché qui stiamo parlando di persone che, tipo questi che hanno votato, disponibili a rinunciare a una solidità istituzionale per un opportunismo, per vincere qualcosa, che poi neanche qui non era neanche vincere, qui era soltanto sporcare una vittoria. Però comunque anche i più di sinistra che prendi, non credo che sarebbe disponibile oggi negli Stati Uniti, di quelli insomma che partecipano alle primarie dei democratiche, a rompere con le istituzioni in maniera così evidente, non credo almeno. Però riprendendo quello che diceva, ma non lo faccio. Vai Gianluca. Vai. Continua a fare modulato. Chiaramente qui nel public discourse, cioè la parola polarizzazione delle preferenze politiche è quella, tutti ne parlano, no? Ed è un fatto che comunque è conclamato che ci sia stata una polarizzazione, che nel senso una dispersione delle preferenze verso gli estremi, che poi nel sistema istituzionale americano si congiunge con la segregazione, no? Perché questi individui sono segregati. Quindi nel distretto mio, a differenza di quello di Sandro, nel distretto mio è così a sinistra che generalmente non c'è neanche l'elezione, perché non si presenta nessuno per il Partito Repubblicano. Quindi il candidato al Partito Democratico deve vincere le primarie e poi ha vinto. Per dire, e dall'altro lato ci sono in altre parti del paese distretti. Nel distretto dove sta il mio cane Rocco in questo momento succede l'opposto. Ecco. La breeder che tiene Rocco, che è una simpaticissima signora, a cui voglio bene, la Madonna, l'ho già raccontato, ti accoglie in casa con una bella targhetta che c'è la foto, c'è una bella pistola puntata a te, che dice: pregare è la maniera migliore per avvicinarsi a Dio, trespassing è la più rapida. Vuol dire entrare in una proprietà privata, per chi non lo sa. Certo. Infatti il Partito Repubblicano prende il 79,4%, l'82,3%. Vabbè, c'è questa polarizzazione. Lasciate che allora, visto che andate su quello, io vi butti. Io ho una cosa mia, ma voglio cercare stasera di trattenermi. Secondo me tutto questo è identity politics, e identity politics è un equilibrio. Ed è identity politics a destra. A me ha molto colpito, ma è solo un esempio, che questi qua avessero le bandiere, le uniformi, cioè erano vestiti che sembrava carnevale, diremmo noi. Ma se uno guarda nella carnevalata, loro erano vestiti con i simboli della loro identità, del maschio bianco più o meno coglione, no? I vichinghi, i confederati, il cowboy, eccetera, eccetera. E c'è anche l'altra parte, se noi guardiamo anche in Italia i loro come dire, corollari italiani, no? Se io guardo la reazione della sinistra americana che vive di identity politics, questo è stato subito l'attacco fascista, il golpe, bisogna, insomma, lotta armata, la democrazia in pericolo, Antifa, compagni, avanti, questa è la fase, eccetera, eccetera. Secondo voi questo c'entra o è una fantasia di Boldrini? E cioè che ci diamo sempre di vivere su un equilibrio di identity politics from both sides? Posso andare controcorrente su questo? Prima del
di questi due mesi in cui Trump ha dato fuori di matto e ha rifiutato di accettare il risultato elettorale, l'analisi dei risultati elettorali in realtà puntava non in modo molto forte, ma in modo relativamente chiaro, in una direzione esattamente opposta. Cioè, queste elezioni qua, rispetto a quelle del 2016, sono state elezioni in cui più maschi bianchi hanno votato per i democratici che nel 2016, e più minoranze, soprattutto latinos, hanno votato per i repubblicani. C'è stato perfino un leggero aumento degli afroamericani, pochi, perché quello è un voto che è massicciamente democratico, ma c'è stato perfino un leggero aumento del voto afroamericano verso i repubblicani. Così, se tu guardi a quello che sta succedendo nel paese, a quello che sta succedendo a livello di scelte elettorali, identity politics non è quello che sta succedendo. Cioè, è sicuramente vero che ci sono gruppi sia all'interno del Partito Democratico sia all'interno del Partito Repubblicano che spingono molto su questa cosa di identity politics. Sono tipicamente i politici dei distretti in cui sono molto safe. Voglio dire, se tu sei in un distretto dove comunque l'80% vota per i democratici, l'80% vota per i repubblicani ed è impossibile per nessun altro di un altro partito, e tipicamente questi sono, che cavolo ne so, distretti principalmente afroamericani oppure principalmente di maschi bianchi, di bianchi con basso livello di istruzione che votano tutti i repubblicani. Tipicamente in questi non succede nulla. Beh, è chiaro che i politici che vengono da quei posti lì hanno una tendenza a farsi la vita facile e a accattare voti senza dover fare in realtà nulla di particolarmente complicato, ma semplicemente dicendo: ah, ci sono quelli dell'altra razza che vi vogliono sfruttare, io sono qui a difendere i vostri interessi, no? Se guardiamo a come hanno votato gli americani nel 2020, questo c'è stato un pochino meno. Se c'è stata una direzione in cui gli americani si sono votati, c'è stato insieme a tante altre cose. Per esempio, una cosa su cui mi sembra non ci sia stata abbastanza riflessione, c'è sempre stata questa idea che in America la gente votasse poco, che ci fosse bassa partecipazione elettorale. Beh, nel momento in cui finalmente votare è risultato meno costoso, perché ci sono posti dove si vota in un giorno lavorativo dalle 7 di mattina alle 7 la sera, e insomma non tutti hanno il tempo, non tutti hanno la voglia di farlo, nel momento in cui è diventato molto più facile votare, si è potuto fare per apposta, si è potuto fare con dei polling place che hanno aperti prima, eccetera, eccetera, la partecipazione è schizzata alle stelle. Eh sì. E chi è che ha votato? Chi è che è stato recuperato al voto in particolare? È stato abbastanza generalizzato. Generalizzato. Sì, sì, sono stati... se guardi alla partecipazione al voto dal punto di vista demografico, la cosa che si vede di più, se vuoi, nelle elezioni del 2020 rispetto a quella del 2016 è che c'è stato un aumento della partecipazione degli afroamericani, ma questo è semplicemente un ritorno ai livelli di quando c'era Obama. Lì era in realtà proprio Hillary Clinton che era generalmente impopolare, non solo tra gli afroamericani, in generale tra gli elettori, inclusi parecchi elettori democratici. Sandro, ti posso fare una domanda? Perché ho due, cioè, chiaramente questa evidenza che porti è importante. Una paura, cioè una prima warning, cioè, come dicevi poco fa, cioè, sono gli stock e i flussi, no? Cioè, lo stock è enorme e tu ci stai dicendo i flussi stanno muovendo in direzione opposta rispetto a quello che stavo dicendo. La domanda che volevo fare è: da dove vengono questi flussi di uomini bianchi che hanno votato per Trump in misura superiore? No? Perché chiaramente se questi vivono Suburb, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, vengono proprio da quei posti lì.
Non ho capito, ma dove? Cioè se vengono, se vivono in suburban Philly o vivono attorno a Pittsburgh, è un conto, dico un conto perché sono è meno probabile che questi siano stati identity politics voters to start with, no? Se invece vengono da Center County, che è nel mezzo della Pennsylvania, allora è un altro discorso. No? Quindi, non ho i dati a questo livello di accuratezza. Tu giustamente ricordi che anche tra gli elettori bianchi, in realtà la differenza principale la fa il livello di istruzione con i college graduate, che sono molto più democratici dei non college graduate. Però credo proprio di sì che anche tra i maschi non college graduate sia aumentata la percentuale degli elettori democratici presidenziali, perché poi se guardi a quello che un'altra cosa interessante da vedere è che se guardi a quello che è successo invece per l'elezione della Camera dei Deputati, i democratici hanno fatto molto peggio di quello che si aspettavano. Sì. Il che, se vuoi, è un altro segnale positivo e che va contro questa narrativa dell'identity policy che sta diventando dominante. Cioè, l'idea dello split vote è abbastanza comune nella politica americana. E in realtà lo è stato per parecchio tempo, perché negli stati del sud c'erano politici established che erano democratici sostanzialmente perché Lincoln era repubblicano, e che lì c'è stata poi tutta la transizione per cui il sud è passato ai repubblicani. Per un lungo tempo lì ci sono stati split votes perché votavano repubblicani nelle presidenziali, ma poi votavano i politici locali che erano in maggioranza democratici. Adesso sta diventando split vote serio. Cioè, l'elettore del Maine che vota Biden e poi vota la Susan Collins come senatore è uno che fa split voting e che non fa identity politics. E di questi fenomeni, la Susan Collins è stato ovviamente il fenomeno più grosso, più appariscente, ma di cose piccole così ce ne sono state un po' dappertutto, e da lì deriva in realtà... Lascia che violi il mio... Quantitativamente. E dall'altro lato, nella caratterizzazione pubblica nel dibattito... Stiamo parlando di robe tipo 2-3% dell'elettorato. Però il movimento è nella direzione contraria a quello che sta dicendo, questo è quello che sta dicendo. Poi identity policy resta importante. Scusami, la butto lì. No, ve la butto. Non potrebbe essere che è mean reversion. Alla fine, noi siamo tutti piuttosto consapevoli, e non perché ci fosse simpatica la Hillary Clinton, almeno io ho notoriamente una profonda dislike di Madame Clinton. Avrei votato repubblicano 4 anni fa se non ci fosse stato Trump come repubblicano. C'era Rubio, lo dico, so che il mio amico Clementi si incazza, avrei votato Rubio. Michele, ho votato 4 anni fa, ho votato Johnson. Johnson era il candidato del Libertarian Party, appunto, non, chiaramente, votando New York... Tra di noi si fa. Votando New York, chiaramente il mio voto non è... Dai, avrei votato per Hillary. Il punto era che nel 16 c'è stato sia un stay home, perché non lo possiamo sopportare, sia un fucker, insomma, voto contro di lei e voto Trump. E una parte di questi erano anche uomini bianchi, eccetera, che poi hanno fatto mean regression. Quindi vedere adesso un 3, 2, 4, 5% in quegli stati che erano stati storicamente democratici e che infatti Clinton erroneamente pensava di avere in saccoccia comunque, dove ha perso le elezioni, avere una mean regression che di fronte a un candidato ragionevole tipo Biden che non ti irritava, no? Dicono vabbè, affanculo Trump, ho votato per fastidio, a sto punto torno all'ovile, capisci? Non è che mi sorprende particolarmente, è un'interpretazione alternativa di quello che sta succedendo. Perché io vedo che invece il dibattito è veramente alternativo su noi loro e noi bianchi, la civiltà occidentale, gli uomini che opprimono le donne che opprimono gli uomini, eccetera, eccetera. Michele, ma è veramente alternativa? Cioè, a me sembra che stiamo dicendo più o meno la stessa cosa. Ora, che sia un movimento permanente dovuto a cause sotterranee, che sia mean reversion,
il punto è che non c'è stato il movimento verso più identity politics. Questo è una cosa che c'è tanto nei media, c'è tanto nel dibattito culturale, ma che dal punto di vista del comportamento elettorale non si vede tanto. Anzi, si tende a vedere il contrario. Da un certo punto di vista, i più interessanti da guardare sono gli americani di origine latina, che sono meno compatti come blocco di voto, prima di tutto perché sono molto differenti al loro interno, perché latino vuol dire tante cose. Ma poi anche che tranquillamente passano le frontiere dei partiti, votano democratico un'elezione, votano repubblicano un'altra, senza che questo continua ossessione con l'identity politics impedisca una valutazione più o meno ragionevole dei candidati. Poi, sai, le valutazioni che un elettore fa di un candidato tipicamente saranno differenti da quelle che facciamo io e te. Però il punto Sandro, magari è una identity un po' variabile e un po' liquida, un po' radicale, nel senso che dico magari una sciocchezza, però è possibile che a sostegno dell'idea di Michele ci sia l'idea che, visto che i sistemi diventano sempre più complessi, cioè non è facilissimo capire che cosa devi fare in politica estera, allora se non capisci che fai, dico vabbè, cerco quello che è più vicino alla mia identità. Però questo, mentre in passato erano identità solide, per cui dico io sono latino e ho certe caratteristiche, e oggi questa identity è un desiderio di semplificazione che tutto sommato accetta anche, dei compromessi, per cui all'interno di dire identity inteso come difendo i miei interessi, se Trump è protezionista, anche se di base nasce come razzista o come contrario alla mia etnia, ma sai che c'è, sti cazzi, se è protezionista e fa i miei interessi, rientra nella mia logica di identity. Non so se ho fatto un po' troppo. No, è chiaro. No, ma comunque ci manca un dato, sarebbe utile a questo punto vedere rispetto a qualche anno fa, facendo uno storico dei voti di un certo gruppo di americani, quanti sono quelli che nel corso della propria vita hanno votato, hanno cambiato il voto, e quanti, perché io mi ricordo che insomma ho vissuto un anno negli Stati Uniti quando ero bambino con mio padre, insomma mi ricordo che a quell'epoca, insomma, quando uno era repubblicano per sempre praticamente, salvo doveva succedere proprio qualcosa di fenomenale per cambiare la cosa, mentre invece mi piacerebbe proprio confrontare questo dato, cioè non so se da qualche parte è recuperabile. La domanda in questo senso è mal posta, nel senso sì. Certo. Chiamano party ID non necessariamente predice perfettamente il modo in cui voti. Una certo. Delle ragioni per cui c'è tanta preoccupazione nel dibattito nella political science americana è una, se vuoi, delle caratterizzazioni della prevalenza dei identity politics è appunto questa idea che chi si considera democratico vota solo i democratici, chi si considera un repubblicano vota solo i repubblicani. Di solito non era così. Cioè, New York City, che è una città che sempre è stata democratica, ma tipo democratica che i registered voter sono repubblicani, sono democratici 4-1, non aveva problemi a eleggere Rudy Giuliani, che era un repubblicano. Non ha avuto problemi a eleggere Bloomberg, che ha tendenzialmente di idee liberal, ma che siccome veniva bloccato dall'establishment democratico della città, decise di correre come repubblicano. Nel Massachusetts, che è uno degli stati più democratici del paese, ci sono stati governatori repubblicani, ci sono stati governatori democratici in stati del sud. Questo è sempre stato, poi è vero, uno dice ok, io sono un democratico però poi voto quello che mi pare, no? Il vero problema è adesso che ti sei messo in muto, Marco, quindi non ti posso No, quello che mi chiedevo era di comparare dei dati oggettivi su quanti americani 30-40 anni fa
cambiavano il voto nel corso della propria esistenza alle presidenziali, diciamo, e quanti lo fanno adesso, perché mi piacerebbe capire. E questo si sa che è andato scemando, credo che sì, sia la stessa cosa che dice Sandro. Parte della idea scemando, che fare con cioè, negli anni '80 c'erano i famosi Reagan Democrats, no? C'erano i blocchi, c'erano i blocchi tipicamente, negli anni '80 in poi si sono. Sì, sono che hanno tipicamente blue collar workers. Parecchi aderenti ai sindacati che tendenzialmente votavano democratico, ma per esempio le presidenziali avevano iniziato a votare repubblicano perché gli piaceva Reagan, no? Da questo punto di vista sì, c'è stato, però sai, è una ricomposizione che è andata avanti 30 anni e che a questo punto ormai si è esaurita. L'impressione che ho avuto io nelle, di nuovo, è l'inizio di una nuova tendenza, non sappiamo se è semplicemente un errore statistico o se si continuerà in quella direzione, ma in queste elezioni sembrava che si fosse iniziati ad andare in un'altra direzione. Colgo un invito dal pubblico che ho visto apparire tre volte. Marco, o forse devi abbassare un po' il volume del microfono o starci un po' più lontano, perché alcuni... Ma io ho le cuffie, quindi... Forse il volume, cioè, qualcuno dice che quando parli tu forse loro hanno il volume alto dall'altro lato, io ambasciatore non porta pena. Ok, abbasso. Se ti riesci, scusate. No, io ho finito. Cioè, non so se è il caso, però forse viene chiarirsi sull'accezione che utilizziamo di identity politics, no? Perché in principio, almeno per quanto riguarda l'accezione che utilizzano generalmente gli antropologi, sociologi, identity politics non significa riconoscersi necessariamente in un partito e votare quindi per lo stesso partito, ma significa esattamente votare per qualcuno che considero che abbia delle che sia come me in qualche modo, che si avvicini a me in un numero di dimensioni che non sono necessariamente quelle di policy, ma che possono essere, sono molto più effimere, che possono avere a che fare con in qualche modo un modo di vivere la vita, un modo di pensare le mie interazioni sociali con gli altri. Quindi il fenomeno Trump dagli antropologi è stato in qualche modo identificato in questa maniera, cioè per motivi che sono difficili da capire c'è tutta una schiera di persone che nulla hanno in comune con Trump, che pensano che Trump sia in qualche modo come loro e quindi si identificano in loro, comunque lo pensano come diciamo un vincitore tra il loro gruppo e quindi, cioè, quando Sandro ricordava in Massachusetts che ci sono molti che hanno votato, cioè, anche adesso c'è il Massachusetts, il governatore repubblicano, però non sono i repubblicani trampiani, questi sono, cioè, è gente completamente diversa, chiaramente, cioè, basta a pensare quando Romney era governatore del Massachusetts e aveva passato una riforma del sistema sanitario che era molto vicina a Obamacare. Romney, anche lui, frutto di un'elite, cioè figlio di un'elite, sia buddista culturale che economica, che ha poco a che fare, diciamo, col mondo trampiano. Quindi, e anche quando pensiamo a New York, cioè, a parte Giuliani è un po' un'anomalia, perché Giuliani è stato eletto in un momento di forte crisi e quindi non so fino a quel punto penserei a quello come un modo da ditare, ma quando Bloomberg è stato eletto, Bloomberg chiaramente non è, diciamo, la persona di sinistra per antonomasia, ci mancherebbe, però ha tutta una serie di opinioni in campo per esempio di vita sociale, no? Che si avvicina molto al settore medio di New York, per esempio molto friendly con omosessuali, molto friendly con cioè, dal punto di vista sociale, no? È veramente un libertarian, è per quello che mi piace così tanto. E quindi in qualche modo non stava inviso a molti newyorkesi anche più o meno di sinistra. Non so se questa digressione è no, scusa, posso approfittare della digressione? Rubo 3 secondi, domanda. Ma perché non ce l'ha fatta Bloomberg? Perché a me sarebbe piaciuta. 30 secondi. Perché è un pessimo candidato. Viene percepito come arrogante.
Se ha le idee di sinistra. Ma no, aveva tutto no. contro. Troppo ricco, quattro anni di ritardo, e poi in questo momento, nella gente che vota il Partito Democratico, questa roba della, dell'essere ricco, che con tutte le accuse sulle donne è distrutto. Cioè, su quello... ci hanno provato anche con Biden, però non ci sono riusciti. Sì, ma c'era molto materiale con Biden. Cioè. Non è un bravo politico, cioè punto e basta. È un grandissimo imprenditore, ma non è un bravo politico. Sì. Ascolta, lasciate che risposta, perché altrimenti... Per gli italiani, perché questa roba invece, anche l'altro lato, e poi ritorniamo se volete in chiusura all'America. La lettura italiana di questa cosa è stata comica. Ieri ho visto anche Costa, insomma, svariati di noi hanno reagito sui social, ma sui social immediatamente, io non ero neanche accorto, mi stavo facendo gli affari miei, a un certo punto mio figlio mi ha fatto sapere, oh, ma non ti stai rendendo conto che sto succedendo a Washington? Dico, no, che cazzo succede a Washington? Non devono votare che Biden ha vinto. No, ci sono i Ryan. E svariati, adesso per carità di patria tralasciamo alcuni nomi, perché li ho fatti anche prima, insomma, mi dispiace. Cioè, per alcuni di questi persone, uno in particolare, molta stima, simpatia, amicizia, mi rattrista. Ma la lettura è stata, la democrazia americana è debole e fragile, perché c'è il capitalismo selvaggio, e tutto questo succede perché il capitalismo selvaggio crea disuguaglianza, e la disuguaglianza sta distruggendo la democrazia americana. E poi svariate varianti di questo, adesso lascio la parola a Costa, Massimo, Marco, che forse hanno seguito, ma anche, so che anche Sandro ha engaged, quello per cui mi dispiace, in un dibattito, sembra, senza incazzarsi, questa dimostrazione che ormai Buddha è in lui, in Sandro intendo, lo spirito di Buddha è il nostro. Oh, il nostro compagno brusco. Dai, secondo però, voi, non ho visto nessuno parlare della patrimoniale sui redditi. Io lo considero un successo. Cosa? Nessuno ha parlato della patrimoniale sui redditi. Non ancora. Ma lo so che ho degli standard bassi, ma questo lo considero un successo. Così, a me incuriosisce, cioè, non è che sorprenda, perché specialmente a sinistra in Italia ormai si è talmente alla frutta su questi temi che non mi sorprende del tutto. Ma così, sono curioso di capire cosa può spingere delle persone di fronte a un evento specifico che si può analizzare come stiamo cercando di fare, pensando a ciò che succede negli Stati Uniti, che non è semplice né allegro, no? Cioè, l'idea che si crei una destra veramente reazionaria, sovversiva, che faccia riferimento a Trump, non è un bel pensare. No. Io non amo molto il bipartismo americano, però il terzo partito lo volevo più vicino a quello di Johnson, così io e Gianluca finalmente votavamo la stessa persona, che non a quel paranoico fuori di testa di Trump. Però la cosa, insomma, comunque interessante è che una buona fetta di elite pensante italiana, anche altri, il direttore del centro Mulino, insomma, gli intellettuali di sinistra hanno detto, eccolo là, capitalismo americano distrugge la democrazia fragile ormai finita in grave pericolo, tutto perché c'è la diseguaglianza. Ma io ho reagito molto male al tweet a cui ti riferisci, adesso non so se si può rinominare l'autore, io ho reagito molto male con profondissimo fastidio, perché tutto si può dire, tutto si può sostenere, però mantenendo comunque un profilo di rigore intellettuale che secondo me, soprattutto da parte di alcune persone, non può venire mai meno. E mi è sembrata la classica speculazione politica, non tanto diversa o per nulla diversa da quella che siamo abituati a vedere da parte di personaggi pubblici che hanno uno spessore culturale molto, 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 molto più basso. Io l'ho paragonato a Salvini perché il modus in cui è stata fatta l'associazione fra disuguaglianze e quello che stava avvenendo ieri a Washington era un modus operandi tipico salviniano, tipico di una certa, anche qui chiamarla cultura e fare, usare un termine improprio, insomma, che non è degno di quella persona lì. Io non lo nascondo, l'ho sempre detto, per Fabrizio ho sempre avuto, almeno nelle poche occasioni in cui ci siamo incontrati, grande stima,
anche per quello che ha fatto poi nei ruoli istituzionali che ha occupato. E francamente vederlo scendere così in basso nella competizione politica a difesa strenua e di fronte ad ogni evidenza dei programmi oppure dell'attività che sta facendo, sinceramente mi ha messo tristezza, anche un pochino di rabbia, per questo ho reagito in modo così duro nei suoi confronti. Poi Sandro è riuscito, non so come, poi non so neanche come è finita la discussione, Sandro, perché ho seguito un po' la parola che dice Alessandro Spasiano, cioè Calenda allora Calenda no, non l'ho visto, si va a controllare, ma non sarei sorpreso da Calenda. Io ho anche risposto a Calenda. Io ho detto a Calenda che quando l'uomo con la pistola dell'ideologia incontra l'economista con i numeri, si sa alla fine che fa, ed è riferimento western, e l'ho lasciata così. Di Calenda non mi sorprende, perché oggi che giorno è? Giovedì, è il giorno pari, il giorno in cui Calenda fa queste uscite. No, Costa. Calenda sono quelli in cui sta zitto. Calenda sta cercando la candidatura al sindaco di Roma e ha bisogno del centro-sinistra, quindi e fa incazzare Martin. Questo è, non ci leggerai molto di più di questo. Sono quelle cose che devi fare se sei bravo a fare politica, Calenda sta imparando. Vabbè, però allora io ho scoperto, per esempio, scusa, tu cosa dici che vuol dire che non sei consistente intellettualmente? Non sei consistente intellettualmente. Ok, va benissimo. Esatto. That's politics, voglio dire, se fai il politico di mestiere ogni tanto lo devi fare. Sì, poi dipende come lo fai, in quali occasioni lo fai, cioè in un'occasione come questa, francamente triste anche per le cose che sono in gioco e di cui stiamo parlando da un po'. Il gioco è la sua candidatura a sindaco di Roma, è giustamente la cosa principale che lui guarda. Lo so. Molto, molto triste, vabbè. Tant'è, così è, non è che sono sorpreso. Io credo di sapere, perché Sandro dice queste cose, so anche che non le pensa normativamente. Perché non le può pensare, sarebbe incoerente con tutta la sua vita e anche con i suoi studi, perché ovviamente queste cose le fanno, e siccome le si fanno regolarmente e si pensa che far politica, quando tu le hai fatte una volta magari non si nota, due l'ha notato qualcuno, alla quattordicesima hai creato un punto di vista, e quel punto di vista poi ti ricorda nel caso tu vada al governo. Ma questo non c'entra niente, andiamo a discutere, ne discutiamo un'altra volta. No, io però vorrei che si chiarisse se il punto di Bar, cioè io sono d'accordo con ma anche per gli altri, se il punto di barca tra correlazione tra solidità della democrazia e inuguaglianza era falso o era non applicabile alla situazione in oggetto. Mi espongo io, è falso. L'Italia è uno dei paesi con indici di uguaglianza migliori del mondo, purtroppo, perché è un'uguaglianza a ribasso, ed ha platealmente un sistema pseudodemocratico, perché mai il democratico non ha quasi più nulla. Non c'è alcuna evidenza che vi sia nei dati, nelle serie temporali, un consolidarsi della democrazia laddove i paesi diventano meno diseguali in termini di reddito e ricchezza e un invece disgregarsi della democrazia nel caso opposto. Se mi sbaglio, gli altri adesso mi correggono. Oh, posso aggiungere che c'è una cosa, credo la dicesse Monacelli, cioè è talmente una neolingua quella dell'ideologia, cioè in realtà la democrazia degli Stati Uniti, secondo me, esce vincitrice. Cioè, la democrazia degli Stati Uniti dimostra che non è che qualcuno ha dovuto esautorare il pazzo per vie. La democrazia degli Stati Uniti ha fatto in modo che il pazzo perdesse con delle elezioni. Sto qua, adesso hanno fatto un po' di casino, però è andato via
diciamo senza spargimento di sangue, morte delle persone, però voglio dire, secondo me è una vittoria. Stiamo parlando dal paese che da anni dice non andiamo a votare perché sennò vanno al governo i barbari, e abbiamo un Parlamento dove c'è una sovrarappresentazione di gente che poi se si andasse a votare oggi prenderebbe un quarto di quello che ha. Cioè, secondo me altro che ha perso la democrazia, a me sembra un segnale di forza quello di riuscire a superare anche anomalie come Trump con un numero di danni molto contenuti. Non so se l'ho fatta troppo di parte o meno. In effetti tu, Massimo, hai detto, per riprendere, mentre è più facile trovare delle misure oggettive sulle ineguaglianze, poi la forza di una democrazia bisogna vedere come poi la misuri, insomma. Cioè, se vuoi veramente metterti a ragionare su questa correlazione, non è poi così semplice trovare la seconda misura per poi fare delle comparazioni scientifiche, diciamo, ecco. Allora, se seguiamo il percorso logico presunto del ragionamento fatto da Barca e da altri, e quindi diamo credito alla teoria delle disuguaglianze. Allora, dobbiamo dire che chi andava lì a protestare, o comunque quella parte dell'elettorato, quella più folcloristica, che vota Trump, è un elettorato, quindi la più estrema, è un elettorato che contro la globalizzazione, è per i dazi, è per la chiusura dei commerci e così via. Allora, se vogliamo seguire quel filo logico, dovremmo dire che Barca, adesso uso Barca come esempio, non ho detto che sia lui, debba finire lì, cioè debba essere contro la globalizzazione, contro i commerci, il commercio mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. È questo veramente che pensa uno come Barca? È questo quello che pensa uno come Calenda? Secondo me hanno fatto semplicemente, per questioni evidentemente tattiche, un'associazione di due cose che non c'entrano nulla una con l'altra. Ma se posso dire a difesa loro, il loro argomento è leggermente più sofisticato ed è una forma di argomento che vedo sviluppare molto nella sinistra italiana, che è la seguente: la crisi della diseguaglianza, le famose politiche neoliberiste, quelle di Clementi che vuole il free trade, che insegna, insomma, la gente come Clementi che è esterna, crea manager internazionali che poi distruggono le famiglie e le imprese, poi brusco anche, ma non tanto, no? Hanno come dire, creato diseguaglianza e hanno creato questi poveri, le vittime della globalizzazione, del neoliberismo, eccetera, eccetera, i quali non hanno più speranza. La sinistra, chiamiamola ufficiale, che negli occhi di costoro è Blair, Clinton e così via, ha appoggiato tutto questo. E nell'appoggiare tutto questo ha distrutto lo Stato sociale, ridotto il welfare, tagliato la spesa pubblica, tagliato. Lasciate stare che sono tutte balle, io vi sto raccontando la storia, per ridurre il debito pubblico, eccetera, eccetera. E quindi ha fatto delle politiche che andavano contro queste persone, non le hanno protette dall'impatto del neoliberismo e della globalizzazione. Queste persone sono disperate. Hanno perso il loro punto di riferimento politico che li difendeva, che erano i sindacati, i partiti della sinistra. Il processo di globalizzazione le lascia senza lavoro e senza reddito. Quindi vogliono spaccare tutto. Da questo sono facile preda del populismo trumpiano, che dice la colpa di tutto questo sono i democratici, insomma, la democrazia, eccetera, eccetera. E quindi vabbè, il resto segue. Questo è il ragionamento. L'ho un po', come dire, messo in parodia, ma non è tanta parodia quella che ho fatto. Non credo di aver detto cose così strampalate. Che poi, scusa Michele, è una forma di invidia, nel senso che tu stai dicendo che questi rosicano perché sto Trump gli ha fregato gli elettori. Cioè, dice, Trump ha dato risposte semplici a questi che dovevano essere i nostri elettori. No, è un invito, è una battaglia interna alla sinistra, che su questo Barca ha cambiato completamente, evidentemente, negli anni. Adesso parliamo di Barca, perché mentre gli altri, gli scampati di casa, gli italiani, le varie Fana, cioè se ci pensate è la ragione per cui il Water di Pescara è diventato leghista.
il water di Pescara coerentemente dice: io sono di sinistra, io sono comunista, io sono marxista e voglio difendere la classe operaia. La classe operaia, il proletariato, viene distrutto dal neoliberismo, dall'euro, dal mercato unico, da Maastricht, dalla globalizzazione, eccetera, eccetera, quindi vanno combattuti. Siccome gli unici che li combattono sono i leghisti, i fascisti, io sto con i leghisti, i fascisti. Questo credo, francamente, questo, adesso non sto neanche più caricaturando, questo è proprio quasi verbatim. E quindi il ragionamento che viene fatto è questo, il punto è, questo ragionamento sembra avere presa obiettivamente in una fetta di popolazione. Francamente non è così diverso dal ragionamento di Sanders, e questo la butto anche a Gianluca e a Sandro che stanno in America. È meno, quello di Sanders è meno folle, no? Però non è così diverso, o mi sbaglio? No, non penso che tu ti sbagli. Di recente è stato qualche modo interessante che sul dibattito sulla misura di politica economica, no? Che sul fatto, cioè il congresso americano ha deciso di mandare un assegno a tutti ai contribuenti che hanno sotto una soglia di reddito, e c'era stata una prima proposta dove questo assegno era di meno di $1,000, e poi c'era stata una seconda proposta dove di portarlo a $2,000, e chi si è trovato d'accordo, si sono trovati queste due all'incrocio, i Sanders e i suoi accoliti da una parte, i populisti di Trump dall'altra, ci sono trovati entrambi, e questo non è un caso, in qualche modo hanno spesso fanno la stessa diagnosi del problema, e ancora più spesso arrivano anche alle stesse soluzioni in termini di politica economica. Come sì, so che è una collega di Sanno. Vedi il commento di Picco Pallino? Lo Stefani Calto. Stefani Calto non è nel mio dipartimento. Nella tua università, non rompere. È nella mia università, ma non è nel mio dipartimento, non è nel dipartimento di political science. No, in qualche maniera, non si espone. È molto importante, chi vota tenure, no? Cioè, non è una cosa, cioè, dire di un altro dipartimento è una cosa molto importante. Cosa, Michele? Perché fai così? Guarda che la tenure non la vota solo il dipartimento, la vota anche il college e poi no, la vota l'università. Questo è il punto, il nostro dipartimento non ha votato nessuna tenure. Ah, fine. Ma il vostro rappresentante nel tenure committee al college cosa fa? Non c'è. La prossima volta che trovo un collega di UCL gli faccio la stessa domanda sulla Mazzucato. Beh, c'è un'ottima recensione di Bisin sul Foglio, recentissima, quindi per chi la vuole. Credo che sia una versione, cioè, ha scritto una recensione più lunga sul Journal of Economic Literature che l'hai visto. Alberto ha detto che spuntava, dove è finito sto brutto? Ha detto che non poteva, che ha avuto un contrattempo. Ha avuto un contrattempo, ah, ok. Vogliamo rispondere alle domande della chat? 25esimo emendamento o lasciar passare i giorni fino a fine mandato di Trump e poi banda Facebook e Twitter, giusto o sbagliato? Ma non ho idea onestamente, cioè lì veramente bisogna essere esperti di procedura costituzionale, non so neanche quanto tempo ci può volere per infatti 25esimo mi sembra, parlano poco tempo, non credo sia tutta aria fritta. 25esimo, se non ricordo male, richiede un'azione all'interno dell'amministrazione. Fondamentalmente è Pence che deve muovere. Fondamentalmente 25esimo probabilmente prevede il caso che il presidente diventa platealmente un pazzo traditore. E quindi Vice President dice, il President va rimosso, e si rivolge ovviamente al Congress per rimuoverlo perché è threat to the Republic. Pence ieri si è comportato decentemente bene, ieri forse perché si è reso conto della, però ha un track record di merda in questi anni, no? Ecco, no, se Pence lo facesse darebbe spazio, supporto, tra le teorie che abbiamo dibattuto stasera, a quella che dice qualcuno nel Partito Repubblicano gli ha dato corda, gliel'ha insaponata in modo che si impiccasse.
Però io, se devo scommettere, scommetto contro. Non so cosa. No, non succederà. No, stamattina qualcuno notava che c'è anche il timore che questo sia un modo per alcuni repubblicani di rifarsi una virginità sulla linea finale, no? Cioè, che poi dopo essere stati gli enablers di Trump ed avergli appunto permesso di tutto per 4 anni, all'ultimo momento hanno uno scatto e diventano salvatori della patria perché mandano via Trump una settimana prima dell'inaugurazione di Biden. Un po' come Lindsey Graham, non so se avete sentito ieri il discorso che ha fatto in Senato Lindsey Graham, quello devono metterlo in un film, quel discorso lì, perché era fantastico. Cioè, dopo 4 anni in cui lui ha leccato per terra il pavimento dove toccava Trump, tutto d'un tratto si è svegliato e ha denunciato urbi e torbi tutte le malfatte di Trump, di come questo fosse un attentato alla Costituzione. Un po' 25 luglio. La cosa veramente... Sì, c'era un'atmosfera da un po' da quel tempo. E c'era un po', ma faceva ridere l'atmosfera. Anche se mi ha fatto un po' pensare. C'era un po' atmosfera marcia su Roma. E mutatis mutandis, uno mi ha fatto pensare, dice, ma se gli avessero sparato subito, chi era il Presidente del Consiglio del tempo? Uno con Fraglia, un liberale. Facta, sì. Forse. Se gli avessero sparato subito sui denti, forse ci saremmo evitati benito, no? Ma... Però vabbè, paragoni un po' del cazzo. Allora, sulle altri commenti che venivano dalla audience, il silenzio dei social, questa secondo me... Il silenzio dei social, cosa ne pensate? A me non mi scandalizza, non penso che sia un attentato alla libertà d'opinione, sinceramente, su questo sono molto tranchant. Però per il tenore, per il contenuto dei tweet, dei post di Trump o dell'amministrazione Trump, perché ieri ad un certo punto c'erano abbastanza palesi incitazioni appunto alla violenza, all'assembramento, al difendere la democrazia contro il furto, contro la frode che c'è stata, quindi sinceramente non meno scandalizza. È un comportamento che può, sono tweet che possono istigare qualcuno a fare qualcosa che non dovrebbe essere fatto, quindi non sono sorpreso né scandalizzato. Non vorrei, spero che non ci sia il ban definitivo, perché quello significa poi trasformarlo in un martire, in un censurato. Certo. Oh, secondo me va fatta una riflessione sulla natura di questi media, nel senso che il caso di Trump è abbastanza palese, ovvio che sto qua dice cose assurde, è un pazzo, cioè amen. Però se uno si ferma un attimo e dice c'è un signore che si chiama, credo Paradash abbia detto una roba del genere, però cioè, c'è un signore che può togliere la parola al presidente degli Stati Uniti d'America e decide lui che gliela può togliere. È un attimo, no? E soprattutto cioè, sto qua non c'ha una consequency politica, cioè, è un signore. Sì, però gliela toglie su un media privato, è un media privato e quindi siamo noi forse che non dovevamo dare tutta quella autorità, diciamo, di reputazione a Twitter. Cioè, comunque lo sappiamo che cos'è, e quindi siamo in una casa messa in piedi da altri. Ci piacciono le regole di quella casa, comunque Twitter non è, Facebook non sono comunque monopolisti in senso stretto, quindi se non ci piace la policy di Twitter possiamo andare su, beh non ne abbiamo molti altri, c'è Facebook, non credo che LinkedIn possa essere una casa sufficiente per, cioè cosa c'è, Instagram che però adesso è ricondotto a Facebook, no, poi c'è quello russo, adesso non mi ricordo come si chiama, appunto c'è questo Parallel dove tutti quanti questi certo. Personaggi si scatenano, infatti sono andato subito a vedere il profilo di Trump, Real Donald c'è anche lì, certo. Però appunto sono luoghi di discussione privati in cui c'è un'etichetta, devi rispettarla e secondo me la deve rispettare anche il Presidente degli Stati Uniti, certo. E però
Poi non gli stiamo togliendo la parola nella sua, alla Casa Bianca, o se dovesse andare a fare comunicazione in Parlamento. Quindi è proprio in quei social media. Devo dire che lo faccio non per piaggeria, ma ultimamente sia l'intervento di Michele e il suo trattamento con gli anonimi, sia il post di oggi di Costantino, che invito tutti ad andare a leggere, così come a sentire l'intervento di Michele sul suo rapporto con gli utenti anonimi, mi sento di sottoscriverli proprio alla virgola. Quindi e questo possono essere, insomma, le nostre regole possono essere applicate anche al mondo trampiano, insomma. No, però cioè, questo episodio pone in evidenza quanto assurdo sia adesso la situazione sul mercato dei social media negli Stati Uniti, non solo, cioè, è un'assurdità, non solo cioè, dal punto di vista è una double platform, quindi non c'è solamente il rapporto con gli utenti, c'è anche il rapporto con la pubblicità, il mondo della pubblicità, quindi abbiamo essenzialmente due operatori che sono in regime di duopolio da un lato e dall'altro lato del mercato. Non è assolutamente, cioè, assolutamente improponibile, soprattutto sì. Dopotutto cioè, è un fatto tecnologico il fatto che ci siano solamente due operatori, perché nel momento che noi autorizziamo quello che chiamano gli interoperability tra i network, a quel punto lì è possibile poi dopo introdurre una molto maggiore competizione. Io spero adesso Biden si ritroverà due anni in cui potrà fare con l'aiuto del Senato potrà fare almeno una cosa decente, e spero che quello che mettano mano sia appunto alla situazione di che l'antitrust ponga mano alla situazione sui social media. Sandro, volevi? No, c'è una cosa che volevo ricordare, ed è che storicamente Facebook, Twitter, eccetera, hanno sempre mantenuto la linea che loro non sono responsabili dei contenuti, certo, che vengono pubblicati, no? Non so quanto sia difendibile, cioè poco difendibile dal punto di vista morale, ma credo che sia difendibile dal punto di vista legale. Nel momento in cui fanno azioni come questa, la censura a Trump, il blocco a Trump, sì, probabilmente non possono farne a meno, ma si mettono su un terreno legale abbastanza scivoloso, nel senso che stanno di fatto dicendo no, noi effettivamente i contenuti li controlliamo, e nel momento in cui ammetti questo stai dicendo beh, io sono quindi anche responsabile dei contenuti. Ora, quanto sei responsabile, se sei responsabile quanto il direttore del giornale che può essere mandato in galera per i reati che vengono commessi a mezzo stampa da un qualunque autore che scrive sul suo giornale o in modo diverso, bla 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 bla, questo soprattutto in America sarà una cosa che deciderà la giurisprudenza, però insomma si sono messi, hanno abbandonato un principio, è stata una cosa ovviamente non istantanea, lo hanno fatto nel tempo, ma sono decisamente passati dalla posizione in cui dicevano ehi, noi siamo soltanto il muro dove la gente scrive, non prendetevela con noi, a una situazione in cui permettimi, questo è un dibattito che abbiamo fatto svariate volte anche con giuristi, insomma è vero quello che dicono solo fino a un certo punto, loro si sono, dal punto di vista strettamente formale, si sono sempre coperti col fatto noi non siamo editor, non decidiamo noi i contenuti, però siccome offriamo un servizio e tu accetti il servizio, tu quando accetti il servizio segni un contratto. E nel contratto ci sono le community rules. Le community rules loro le usano, c'è un aspetto formale e un aspetto sostanziale. Cioè, a me mi hanno bannato perché ho usato, tra l'altro in funzione antirazzista, il termine N e simili due o tre volte per mesi. Ah, tanto che adesso ci sto attento perché non ho tempo a perdere, nonostante in base a questo e nelle loro regole, se violi le community rules più di una certa di volte, loro si prendono il diritto, e tu lo accetti, di bannarti anche per sempre. Quindi da quel punto di vista la cosa straordinaria è che prima di aver fatto questa decisione drastica, hanno lasciato che Trump e i suoi li utilizzassero per diffondere balle
per anni, quindi questo è l'aspetto sostanziale. Sull'aspetto formale, secondo me, non c'è nulla di nuovo. Ricordi che l'avevano fatto con altri, no? Non l'avevano fatto in Italia con Salvini? Ha avuto delle community rules che tipicamente facevano enforcement in modo il meno costoso possibile per loro, appunto, no? Con regole automatiche sulle parole chiave, cose del genere. Secondo me è materia di discussione per la giurisprudenza quanto si siano comportati da editor di giornali in una scelta come quella di sospendere l'account del Presidente degli Stati Uniti, o quanto semplicemente hanno fatto un enforcement di un contratto che il Presidente ha firmato nel momento in cui ha aperto. No, io sono d'accordo con te che si può discutere, perché è molto fine. Sto solo dicendo che non è questo il momento, il primo momento in cui decidono di censurare. Tipo là. Come avevo detto, è una cosa a cui sono arrivati gradualmente. Questo, insomma, censurare il Presidente degli Stati Uniti per cosa, 2 settimane? È decisamente un passo che non avevano mai intrapreso. Chi è che fa 3 secondi di confronto culturale tra un paese dove la Wall Street Journal mentre parla Trump dice queste cose sono, oppure lo censurano i social, e l'Italia? La lascio, 3 secondi. Cioè, ma perché ci dobbiamo deprimere? Dai. Però c'è, cioè, secondo me è anche una spiega di una differenza, cioè è un fatto culturale, cioè perché qua è normale che, come posso dire, essere la velina, e lì c'è questa idea che qualcuno sospende l'account del Presidente degli Stati Uniti ed è giusto così. Sì, ma lì c'è anche il lavoro. Italia. Cioè in Italia la gente si offende perché dici che Di Maio è un idiota, la mia ex senatrice, che spero si ricandidi, questa volta la voto, io la adoro, anche una vicina di casa, perché tra l'altro mi capita il caso che dopo sono andato a conoscerla, gli ha detto "It's Missouri, you stone cold idiot". Io questa me la ricorderò per sempre, perché in testa di cazzo aveva messo Kansas City in Kansas e non in Missouri, quando hanno vinto il campionato di football. Quindi capisci, è proprio una roba, cioè ieri l'ex senatore, è ancora senatore, quello del Texas, Walsh, voi che seguite, Walsh ancora senatore? Sai che non credo, no? Ha mollato, perché ecco, Walsh, che è uno forse il repubblicano che ha ripetuto di più, era congressman, credo. Era congressman, comunque lui è probabilmente il repubblicano che per primo si è opposto a Trump, e ha condotto da solo una battaglia in questi anni molto forte. Aveva un tweet che ho ritweetato, ovviamente mi sono molto divertito, che era una continua sequenza a "fuck you Donald Trump, fuck you Republican Party, fuck you all, fuck you shit". Era una roba da ridere, nel senso che nella politica americana, mentre il turpiloquio si usa pochissimo negli Stati Uniti, perché hanno una varietà di termini a disposizione estremamente limitata, avranno 4 parole e quindi non è molto divertente, cioè in Italia è molto più divertente, non c'è nessun problema di per sé, no? Nell'utilizzarlo espressamente quando uno dice stronzate. In Italia, ma questa è una storia che ci porta fuori il dibattito di stasera, in Italia vige questa idea che per quanto la controparte stia dicendo assurdità, tu gli dici "beh, punto interessante, ma voglio aggiungere qualcosa", no? D'altra parte l'Italia è il paese dove il presidente degli ordini dei giornalisti zittisce una giornalista che fa, cioè vabbè, non parliamo di questo, sì, stasera. No, ed è sicuramente, adesso lavorando io in Rai, anche se come freelance, in effetti voglio dire,
per volere fare bene le cose ci vorrebbe veramente una squadra di fact checker durante i dibattiti politici, intendo. Perché se un conto, un politico dice va bene, le regioni d'Italia sono 18, il conduttore vuol dire no, guardi, sono 20, lo può correggere al volo, no? Però se dice, non so, il PIL della Spagna è l'80% di quello dell'Italia, ci vuole già un paio di persone che, cioè, non, al volo il conduttore potrebbe non dirlo, no? Non correggerlo al volo. Se poi va ancora più nel dettaglio, dice guardate che nel 1946 venne approvata una norma in cui si vietava l'attraversamento pedonale ai semafori gialli, e quello lì ci vogliono quante persone per andare a controllare, magari in quel momento è chiave quell'informazione. Insomma, cioè non è semplice, cioè volendolo fare bene non è così, però il problema è che da noi non ci si pone proprio il problema né di farlo bene o di farlo, cioè non, è comunque è un lavoro fare il fact checking live, e infatti molto spesso viene trovato sulla popolazione di chi lo sta vedendo. Se posso dire una parola per spegnere un po' gli entusiasmi su questa cosa. Qua, per esempio, il fact-checking live si fa sempre durante i dibattiti presidenziali. Cioè, Wall Street Journal, certo. New York Times, eccetera, eccetera, tu te lo guardi, ti tieni aperta la pagina, certo, online del New York Times. Ha avuto grossi effetti? Cioè, no. Cioè, Trump ha detto una marea di cazzate nei suoi dibattiti presidenziali, non mi sembra che abbia perso le elezioni per le cazzate che ha detto nei dibattiti. Onestamente, quindi tanto di cappello, facciamo tutti i fact check di cui c'è, eccetera, 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 che questo produca in tempi rapidi un miglioramento chiaro della qualità dei nostri rappresentanti, diciamo che c'è bisogno ancora di evidenza empirica per essere sicuri. Ok. Alessandro, ieri quando Ted Cruz ha fatto il discorso in Senato, quando ha obiettato all'inizio della sessione, e ha detto: beh, ci sono molti americani che sono arrabbiati perché pensano che queste elezioni siano state truccate. E poi un altro ha detto: ma non c'è nessuna evidenza. E lui ha detto: non è importante che ci sia evidenza o meno, l'importante è che questi sono arrabbiati. Esatto, e a quel punto tutto il tuo fact checking, cioè se questi lo stanno a sentire, lo stanno a sentire. Non è che... Bene, ragazzi, abbiamo avuto una serata intensa e anche lunga, 1:45. Torniamo al punto di partenza, facciamo un giro lì, non dico niente. Sandro, Marco, io così nel video mio, Sandro, Marco, Costa, Massimo e Gianluca, se volete aggiungere un ultimo commento, qualcosa che vi sembra importante che non è emerso, e poi salutiamo. Sì, il mio commento è molto semplice, guardate cosa succede nel Partito Repubblicano nel prossimo anno o due, perché sarà cruciale, e saranno cruciali le elezioni di midterm del 2022. Le elezioni di midterm del 2022 erano elezioni che ci si poteva tranquillamente aspettare facessero tornare il congresso repubblicani. Ora questo non è più ovvio, io credo. E se succederà o meno dipenderà da un lato da come verranno... come si svilupperà la guerra civile nel Partito Repubblicano, e dall'altro dal successo o meno della ripresa economica nell'America vaccinata dal Covid. Per raccodarmi a Sandro, Il fatto che l'America sia un paese bipartitico, come dico in America, is not written in stone, cioè non c'è niente, non c'è nulla che preventi che in futuro ci sia un terzo partito.
chiaramente quelli come me che avrebbero a cui piacerebbe che ci fosse un terzo partito non aspettano altro, però la crisi del Partito Repubblicano è, in qualche modo potrebbe creare l'occasione perché si possa venire a questo terzo partito. Chiaramente come si crea un terzo partito? Secondo me negli Stati Uniti c'è un unico modo adesso per creare il terzo partito, è che uno più finanziatore con il portafoglio bello pesante si mettono in testa di fare il terzo partito. Quindi che sia Bloomberg, che sia qualcun altro dei suoi amichetti miliardari, che si mettono in testa di fare un terzo partito. Ormai questo potrebbe essere wishful thinking, perché però devi cambiare il sistema elettorale, ma in Maine, per esempio, lo hanno fatto. In Maine adesso si vota col sistema australiano. In Maine è australiano. Sì, australiano. Sì, è bellissimo. I love it. Avete violato la regola. Io ho detto Sandro, Marco, anarchici. Allora, io aspettavo che di essere chiamato a seconda. Allora, io ho iniziato con un po' di pessimismo e che mantengo, nonostante ad esempio sia molto bello che in quest'anno in America abbiano votato in molti più persone, e questo potrebbe essere un segnale, diciamo, di ottimismo. Per il resto vedo in generale che stiamo iniziando a considerare normali alcune cose che fino a qualche anno fa ci sembravano assolutamente scolpite nel marmo, quindi l'inviolabilità ad esempio dei luoghi della democrazia, no? Ad esempio è successo qualche giorno fa negli Stati Uniti. Questo per me non deve un po' mi turba, è diventato un po' tutto contendibile, la verità, i luoghi. Ci stiamo abituando ad avere a che fare con un paese così antidemocratico come la Cina, che solo perché commercialmente, diciamo dal punto di vista economico, è comunque essenziale e accettabile nel modo di commerciare con noi, però ovviamente... Però ci sembra normale che alcuni politici italiani abbiano in Putin un modello di riferimento, comunque ne traggano ispirazione. Gli stessi Stati Uniti abbiano quantomeno, diciamo, giocato un po' al gatto con il topo con lui, in parte si saranno addirittura, potrebbe aver avuto un ruolo nelle elezioni di Trump. Cioè, io temo che potrebbe anche essere, magari non ce ne stiamo accorgendo perché siamo dentro, potrebbe essere che siamo dentro a un cambiamento epocale, dicevo prima, come quando siamo passati dai comuni alla signoria, e che stiamo andando verso un mondo meno democratico, in cui magari staremo anche meglio, magari ci sarà per certi aspetti, magari ci sarà più da mangiare per tutti, magari un po' meno da discutere o da... Di solito, spero, come? Prevalenza della Cina vuol dire soldi all'Inter, ricorda. Questo, allora, la Cina va molto bene nel calcio, esatto. Molto bene. Cioè, soprattutto se ci compra un terzino sinistro, non è un portiere nuovo. Poi per il resto... per il resto, ecco, niente, avrei anche finito. Quindi io sono più pessimista che ottimista da un punto di vista della solidità della democrazia, ma non per le ineguaglianze quanto perché la vedo intaccata in molti 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 modi, ecco. Allora mi leggo a quello che hanno detto Sandro, Gianluca e Marco. Si parlava di terzo partito, anch'io mi augurerei un partito di quelli che piacerebbero a Gianluca. Temo però che almeno nel breve il terzo partito sarà il partito di Trump, nel senso che questo signore che con tanta difficoltà viene scacciato, di fatto viene obbligato a fare il trasloco dalla Casa Bianca, non lo vedo che se ne torni nella sua Trump Tower a programmare, che so io, il prossimo fallimento di un casinò. Io credo che voglia rimanere in politica e credo che per qualche anno ce lo troveremo comunque tra le balle, magari sicuramente con ruoli sempre minori, però non ce ne liberiamo subito. E legandomi a quello che diceva Marco a proposito della crescita della Cina, cerco di immaginarmi con un po' di paura il momento in cui uno dei temi sarà per gli americani: la Cina sta per superarci. Cioè l'America che prima o poi perderà
la sua leadership mondiale come paese più ricco del mondo, e non penso che quelle famose province di cui abbiamo parlato, province americane di cui abbiamo parlato per buona parte della serata, prenderanno bene questa eventualità. Quindi un messaggio di assoluto pessimismo, così non mi smentisco mai. Due parole volantissime. Allora, secondo me nella storia di Trump, in un periodo in cui c'è questa fascinazione nei confronti della presenza dello Stato nell'economia, della Cina che cresce, secondo me una mini lezione che possiamo trarre dalla storia di Trump è che banalmente sono circondato dagli economisti, la concorrenza fa bene, dà incentivi a fare meglio, e quindi i sistemi democratici, i sistemi in cui c'è cambiamento e si concorre, tipicamente tendono ad aggiustarsi e a fare meglio di quelli che ristagnano. Quindi, nonostante questa idea cattiva della democrazia che muore negli Stati Uniti, eccetera, la disuguaglianza, io terrei per buona come lezione che è preferibile un posto dove c'è una dialettica, c'è una concorrenza tra le parti, e il risultato per la collettività tende a essere, diciamo, migliore rispetto a quello dove c'è il padre padrone, ci si mette tutti d'accordo e alla fine si ristagna. Vai Gianluca. Mi sono intromesso tra Sandro e Marco. Allora Michele Dulcis in fuoco. No, io ho quasi provato, non ci sono riuscito, però sono quasi riuscito a non dirla mia, l'ho detta in realtà, e quindi non so se nascerà il partito di Trump. Stavo giusto pensando che il candidato più probabile con i soldi veri è quello che rimane, perché credo che uno sia morto, dei fratelli, non so pronunciare, Koch. Però sono dei grandi finanziatori di Cato, sono assolutamente antitrampiani. Cato è uscito sì, ma c'è 82 anni, 88 anni, quanti anni ha? No, a metà Sky, tu dici qualcuno che mette i soldi. Sì, sono vecchi, beh, ma loro i soldi li mettono. È vecchio, guarda. Perché quell'altro è pure morto. Cioè. L'altro è morto, non devo dire sono vecchi, se non è morto. Comunque, sì, non credo che da quel mondo ci sarà. Credo che Trump ci provi, non so, vediamo un attimo quanto profondo è. Un po' di paura, devo riconoscerlo, ce l'ho, e cioè che qualche episodio di pseudoterrorismo emerga. Speriamo che Secret Service e compagnia, non Secret Service come presidente, ma insomma FBI and so on, facciano un lavoro migliore di quello che hanno fatto ieri. Sentite, io vi ringrazio a nome dei 4.000, 5.000, 6.000 che ci hanno seguito. E vai con i like finali, e se ci saranno altri eventi ci si rivede, altrimenti buonanotte a tutti e buon non pomeriggio. C'è la sigla di chiusura. Buonanotte, speriamo eventi migliori, speriamo per eventi migliori. E dai, è andata bene alla fine, è andata bene alla fine, ha avuto una Befana, una serata della Befana con i Befani. Sì, va bene, dai. No, io mi riferivo a Sampdoria Inter, ovviamente. Ah. Okay. Potevamo essere i primi, vaffanculo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.